Tsukiyomi e Amaterasu erano piuttosto vicini e venivano spesso visti insieme. In quei momenti, guardando il cielo, era possibile vedere il sole e la luna brillare insieme. Non c'era distinzione tra il giorno e la notte. La gloriosa dea Amaterasu fu invitata a un banchetto da Ukemochi, la dea del cibo. Ma Amaterasu non poté partecipare e chiese a suo fratello Tsukiyomi di rappresentarla al banchetto. Il dio lunare si trovò davanti a una tavola piena di pietanze di ogni genere. La dea Ukemochi apparve da dietro a una roccia, portando altre delizie. Tsukiyomi si chiedeva da dove venissero queste pietanze, dato che, non appena la dea spariva dietro la roccia con il suo vassoio vuoto, riemergeva subito dall'altra parte con il vassoio pieno di cibo. Curioso, il dio decise di spiare ciò che accadeva dietro la pietra e rimase scioccato. Ukemochi vomitò il riso che stava per servire. Dalle sue orecchie afferrò verdure e radici. Il latte le colava dal naso. Anche altri orifizi indecenti producevano cibo. Tsukiyomi era disgustato e offeso da quella scena grottesca e trafisse la dea del cibo con la sua spada. I suoi pezzi furono gettati giù dal cielo e dove toccarono terra nacque ogni tipo di verdura. Amaterasu si infuriò nel sentire delle violenze perpetrate da suo fratello mentre la rappresentava. La dea del sole esiliò suo fratello dall'altra parte del mondo. Da quel giorno in poi non furono quasi più visti insieme in cielo. E così, dove c'era Tsukiyomi, non c'era Amaterasu. Ora era giorno e notte.